Eccoci ben trovati, l'appuntamento con l'informazione di Teleiblea sul canale 13 e sul canale 110. Abbiamo tante cose di cui parlare, parecchie inaugurazioni e quindi andiamo velocemente, però vorrei tornare ad una vicenda della quale ho parlato ieri e, con il quale, e per la quale ho avuto uno scambio di messaggi di Ragusa. Ricordate, ieri ho parlato degli Eco Museo, che sono una iniziativa del Presidente della Regione, oggi vedrete che è stato qui a Ragusa, del Presidente della Regione che con grande enfasi ieri ha comunicato che aveva istituito 11 Eco Musei e io avevo detto che però Ragusa non c'era. Il sindaco mi ha mandato un messaggio dicendo: tanto per informazione, ti dico che l'iter per fare questo ecomuseo dura 3 anni. Io in televisione l'avevo detto, dice, mi hanno raccontato che ci vogliono 3 anni. Io dico, porca miseria, ve li immaginate da noi che siamo così particolari in questa regione, in questa Sicilia? Il presidente è stato poi più volte convinto che è una situazione difficile per tutti, lo ha detto, e allora dobbiamo aspettare 3 anni per mettere su un sistema che senza dubbio potrebbe essere interessante, ma che purtroppo devo dire, secondo me, è riduttivo per quella che è Ragusa. Ci sono dei piccoli centri che per loro certamente è importante. Io penso a Buscemi. Buscemi è un paese qua vicino, lo chiamano il paese museo, è una strada con due chiese e lì sì, un ecomuseo ha un senso, ma a Ragusa, Ragusa, patrimonio dell'UNESCO, guardate quello che c'è dietro, noi ci stiamo ammazzando per fare un ecomuseo e dimentichiamo tutte le altre grandi cose che possiamo avere e che purtroppo abbiamo abbandonato, che lo dicono tutti, non siamo stati in grado di utilizzare al meglio le potenzialità di questa città da prima ad ora. Ora, certo, il sindaco è arrivato ora, dice io sono un anno e mezzo che sono qua, volete che vi sistemo la città, ma partire con un progetto di 3 anni, che come sappiamo noi alla regione ce ne vorranno altri 3 anni, chissà se ci tiene questo sindaco, no? Ci bisognerà fare il secondo mandato, insomma. Allora, quindi questa storia io la sapevo che ci volevano 3 anni, e però ho mandato un messaggio anche al sindaco. Ho detto: se continua così, questa città ci sta stretta a me che sono bello largo, ma sta stretta a tutti, i giovani, le persone che devono pensare a 3 anni prima a fare un ecomuseo, che è una cosa che sai, e poi chissà quanto tempo ci vorrà per metterlo a camminare e che cosa porterà. Io credo che dovremmo pensare a cose ben più immediate. E vi dico, oggi ne vedremo un po'. Prima di andare a tutte queste cose, vi faccio vedere alcune immagini che abbiamo realizzato stamattina nel piazzale dell'ospedale di Ragusa. Da dire che abbiamo realizzato delle interviste che però manderemo in onda domani perché non abbiamo il tempo oggi a dire la verità. Questo piazzale è stato, vedete, è stato intitolato a Rita Levi Montalcini, una studiosa, un premio Nobel, un personaggio di grandissimo rilievo, che nella sua lunga vita è riuscita a fare delle cose molto molto importanti per la scienza e la medicina. Quindi di questo ne parleremo ampiamente domani, però ci dà la possibilità di dire che il Comune ha pensato di realizzare a Cisternazzi, dove c'è l'incrocio per andare all'ospedale, una rotatoria, circa 250.000 euro, che servirà questa rotatoria a rendere più facile l'accesso all'ospedale, perché abbiamo visto che ci sono spesso
accadono degli incidenti proprio perché quell'entrata è un'entrata, l'entrata e l'uscita abbastanza veloce. Quindi una nuova rotatoria proprio all'entrata dell'ospedale. Ma dell'ospedale parleremo domani. Invece l'inaugurazione tanto attesa, 20 anni e forse anche di più, è quella che riguarda la stazione passeggeri di Pozzallo. Allora, dobbiamo dire che noi abbiamo realizzato delle interviste per fare la storia di questa stazione passeggeri, ma la manderemo in onda domani perché abbiamo tante interviste e io voglio parlare un attimo di questa struttura. A cosa serve? Serve a accogliere i 100.000 e quindi i 200.000, perché 100 vanno e 100 tornano, 1.000 passeggeri che, devo dire, grazie al catamarano, perché il catamarano è l'unico mezzo che in questo momento fa questo collegamento, il catamarano della Virtus, grazie al catamarano si riesce ad avere questo traffico nel porto di Pozzallo, oltre a quello che è il traffico delle merci e anche dei migranti, per dire la verità. La struttura, come vedete, è anche un po' avveniristica, fatta con un tetto in legno, con dei tubi che fanno ad arco. Insomma, magari se volevamo sbrigarci si poteva fare qualcosa di più semplice, però è anche vero che si dà una bella immagine, come quando si arriva in questi grandi aeroporti in tutto il mondo. Gli aeroporti sono anche un effetto che si dà subito al passeggero. Quindi la stazione passeggeri è stata finalmente inaugurata con tutta una serie di difficoltà che sono state finalmente superate e quindi sarà fruibile, ma anche lì poi avremo dei punti interrogativi e cercheremo di capire come si vorrà fruire. Abbiamo la voce così perché ho la voce, io come Papa mi posso permettere il plurale, maestatis. Allora, ho la voce così perché vi devo dire che comunque ho puzzato, c'era un po' di venticello, gli esperti mi hanno detto questa è tramontana, e quindi fa freschetto e ci siamo raffreddati tutti, compreso anche il presidente Musumeci, che è arrivato intorno alle 17 e qualche cosa e che era lì con un ritardo, e poi vi spiego anche perché. Allora, sentiamo cosa dice Musumeci sulla stazione passeggeri. Ulteriore crescita di una città che torna all'economia del porto, all'economia del mare, con una infrastruttura portuale che fa invidia e che si affaccia con piacere ai paesi dirimpettai. Io sono convinto che in tutte le località che hanno un rapporto anche secolare col mare, penso alle isole minori, si rende necessario dotare i luoghi di stazioni marittime. E approfitto per dirvi, e con questo credo che ancora non sia uscito, caro Assessore, che nelle isole minori realizzeremo una stazione marittima, non certo grande come quella di Pozzallo, ma sarà un luogo dove chi approda, chi scende dal traghetto, dalla nave, dalla imbarcazione potrà trovare un ufficio informazione, potrà trovare i servizi igienici, potrà bere un bicchiere d'acqua, potrà avere le cartine illustrate, perché dobbiamo attrezzarci a fare turismo sul serio. Non basta prendere atto che stiamo crescendo da questo punto di vista. Stasera sono qui, ringrazio il commissario della provincia di Ragusa, il dottore Piazza, e poi siamo qui anche per una scommessa, perché avevo promesso che sarei stato presente all'appuntamento. Non si è potuto il mese scorso per una triste coincidenza di valenza istituzionale, ma ci tenevo, nonostante il mio raffreddore, ad essere qui, grazie anche all'assessore Falcone e a tutti coloro che si sono adoperati, alla Marina Militare, che si sono adoperati perché questa diventasse una realtà. Guardate che bella, è veramente armonica ed è anche accogliente. Ecco, un ulteriore passo verso la crescita della economia marinara di
di questa importante città che continua a rappresentare un valore aggiunto alla provincia ragusana. Ecco, il presidente è soddisfatto e ha lanciato anche questa cosa simpatica, dice faremo una stazione passeggeri in tutti i porti. Mi pare il minimo indispensabile, perché 100.000 persone, ma tutti gli altri porti, anche a Lampedusa magari non saranno 100.000, ma ci sono tante persone, perché non fare delle stazioni? Perché poi vedete, se si riesce a fare degli accordi intelligenti con le organizzazioni locali, diventa una cosa che frutta, perché qualcuno dovrà gestirla, a parte gli uffici che sono quelli la dogana, la polizia, i controlli di frontiera, se ancora ci sono, dei controlli sanitari, che sono importanti. È anche vero che naturalmente ci sarà anche il bar, i rinfreschi, tutte queste cose che dovranno in qualche modo avere un riscontro economico. Però dal punto di vista della fruibilità era una cosa che serviva assolutamente. Chi dovrà gestire? Questo è un punto interrogativo serio che ancora noi in verità non abbiamo ben capito. Allora, il proprietario del porto come struttura è certamente il sindaco, perché il porto è nel territorio di Pozzallo, ma al momento il porto è gestito praticamente dalla Capitaneria di Porto, anche perché non esiste una gestione, un'autorità portuale, e noi ne abbiamo fatto richiesta attraverso alcune interviste, servirebbe un'autorità portuale. Appena è arrivato il sindaco, l'abbiamo intervistato, il sindaco a Matuna, perché dobbiamo dire che serve per Pozzallo, perché Pozzallo è una città che ha un territorio molto piccolo e con il porto potrebbe fare molto molto di più. Poi ha delle difficoltà che sono quelle che vengono anche dal biogas. Sentiamo cosa dice il sindaco a Matuna su tutti questi argomenti. Questa è la mia più grande soddisfazione per l'apertura di questa struttura che arricchisce l'offerta turistica del porto di Pozzallo, una struttura il cui finanziamento ci fu nel 2002 quando io ero allora sindaco e durante questi anni si è corso il pericolo di farlo perdere questo finanziamento, ma siamo arrivati alla conclusione, i protagonisti di questa bella avventura sono tanti, sono molti, se avrò possibilità nel mio intervento li citerò tutti. Però ecco, godiamoci questo bel giorno e quindi il porto di Pozzallo aumenta ancora in qualità. Sindaco, fuori dal porto però c'è la protesta, quella contro il biometano, ci sono movimenti, comitati, cosa vuole dire a tal proposito? Abbiamo avuto un incontro col Presidente della Regione, con i rappresentanti del Comitato, i rappresentanti delle imprese, i rappresentanti dei commercianti. Il Presidente ci ha dato delle assicurazioni, la nostra battaglia continua, ma sempre con grandissima con grandissima civiltà. Che tipo di rassicurazione? Le rassicurazioni, il Presidente farà i suoi interventi politici, non può entrare a gamba tesa in delle commissioni tecniche, quella sarà compito nostro con i nostri avvocati, però ecco, tutti gli interventi politici che sono possibili il Presidente ce li assicurerà. Sì, ma chi gestirà questa struttura? Come funzionerà? Dobbiamo sederci attorno a un tavolo, noi, come comune di Pozzallo, la Libero Consorzio Provinciale di Ragusa e la Capitaneria, si stabilirà un percorso e quindi ci potranno essere degli affidamenti, delle gare. Ma ancora, certo, una struttura così ha bisogno di un'organizzazione. È prematuro ancora parlarne, però ecco, oggi l'abbiamo inaugurata, domani mattina ci metteremo tutto attorno a un tavolo e stabiliremo insieme quello che è meglio fare. Allora, avete sentito, soddisfazione non c'è dubbio, ma c'era l'occasione per parlare del biogas, perché il Presidente della Regione è stato trattenuto in questo Consiglio Comunale aperto che c'è stato a Pozzallo e il Sindaco ha investito della questione il Presidente della Regione, che però vi devo dire dice attenzione, noi
siamo la regione, ma non siamo coloro che hanno il compito di fare giudizi su questo argomento. Allora, a questo punto, dopo aver sentito cosa ha detto il sindaco di Pozzallo sulla questione biogas, sentiamo di nuovo Nello Musumeci che parla del biogas a Pozzallo. Sentiamo. Io ho parlato con grande sincerità in Consiglio Comunale alle categorie, all'amministrazione comunale, al comitato che hanno tutti con garbo rappresentato le loro ragioni. Si tratta di procedure tecniche affidate ad apposite commissioni. Se la politica intervenisse commetterebbe un reato. E tuttavia è giusto che la commissione possa tenere conto del suono delle due campane, perché il giudizio finale deve essere espresso nel crogiuolo dell'acquisizione di tutti gli elementi. Quindi ho già parlato col direttore del servizio, lunedì scriverò al direttore del servizio del Dipartimento Ambiente e al presidente della Commissione per la valutazione di impatto ambientale, proprio per raccomandare di tenere in considerazione anche le proteste, le osservazioni che sono state avanzate dal Comune di Pozzallo. Quanto all'ARPA, voglio verificare se le prescrizioni assegnate sono state rispettate, se qualcuno ha vigilato sul rispetto delle prescrizioni e se ha vigilato e le prescrizioni non sono state osservate, perché non sono state adottate le sanzioni. Insomma, noi siamo per lo sviluppo imprenditoriale, dobbiamo ringraziare i nostri imprenditori che con tanta fatica, affrontando tante diseconomie, riescono a fare impresa in Sicilia, ma ognuno deve farlo nel rispetto delle norme, soprattutto delle norme ambientali. Quindi avete sentito, il Presidente dice non è compito nostro, ci sono delle commissioni, ci sono dei compiti, ognuno deve fare il suo lavoro, però a questo punto c'è stata una sensibilizzazione, qualcuno gliel'ha detto, c'erano stati già altri incontri, ma ora il Presidente della Regione è stato coinvolto direttamente. E vedremo, parleremo anche di questo domani, abbiamo altre interviste. Torniamo a questa questione del porto. Vi ricordo che domani poi faremo delle interviste, domani, lunedì, manderemo in onda delle interviste che fanno la storia di questa struttura, ma non perché ci interessa particolarmente la storia della stazione di Pozzallo, ma perché vi faremo vedere come ci vogliono 20 anni da noi per fare una struttura. 20 anni. E l'altra cosa che resta comunque ancora in bilico è che cosa ne faremo, perché anche il sindaco ha detto domani ci dobbiamo sedere per capire come funziona. I fruitori unici praticamente, almeno per ora, di questa struttura sono i passeggeri della Virtuferri, che è il catamarano, insomma la grande compagnia, perché è una grande compagnia, che porta centinaia di migliaia di persone avanti e indietro per il canale di Sicilia. Per la Virtuferri certamente quella di oggi è una giornata storica, perché fino a oggi la Virtuferri stava in un gazebo al porto, all'acqua e al vento, come si dice, la gente era anche costretta a fare lunghe file sotto l'acqua, sotto il sole e compagnia bella. Abbiamo sentito un minuto e mezzo Guglielmo Puzzo, che è il responsabile a Pozzallo della Virtuferri, vediamo cosa ne pensa di questa struttura. Ma se dovessimo spiegare in pochissime parole il complesso meccanismo che governa l'armonia del nostro amore, basterebbe solamente dire, senza starci troppo a ragionare, che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male e viceversa, che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male e viceversa. Ti amo e basta.
Aspettiamo intanto che si completano la parte, che si completi la parte burocratica, poi magari cercheremo anche di avere noi le idee più chiare. Certo, l'obiettivo è sempre quello di andare ad accogliere i passeggeri, quindi il punto principale è quello. Senti, per quanti passeggeri avete fatto l'anno scorso, diciamo? 100.000. E quindi 100.000 all'acqua al vento? Che passano due volte. Che passano due volte? Sì, quindi 200.000 passeggeri. Ecco, quindi e finalmente siamo in grado di dare continuità a ciò che è la stazione passeggeri a Malta, il servizio che si riceve a bordo e quindi poi anche finalmente a Pozzallo la stazione passeggeri. Quindi era una cosa assolutamente essenziale. Sì, l'aspettiamo da anni. Quindi, e voi ora cosa farete? Farete qualcosa per questa stazione o no? Ci avrete... Per il momento no. Ci entrerete dentro. Cerchiamo di avere le idee più chiare, da lì poi ci muoveremo di conseguenza. Questa è Tele Iblea. Inventa Design, il nuovo showroom di Gruppo Inventa. Su 8.000 metri quadrati, oltre 40 appartamenti arredati e completi. Dal moderno al classico, dal contemporaneo al coloniale. Uno showroom unico in Sicilia. Da Inventa Design anche complementi d'arredo, falegnameria interna per mobili su misura. E per gli sposi, convenienti e prestigiose liste nozze. Ampio parcheggio, bar, servizio babysitting. Inventa Design. Zona Asimo di Capozzallo, telefono 0932 777 169, www.inventadesign.it. Non è ancora chiaro, ma è giusto, ora siamo in inverno, ma Catamano in questo momento oltretutto è in pausa di riflessione, per qualche giorno è, come si dice, in manutenzione, ma appena partirà la buona stagione i numeri sono quelli che sono. Quindi vedremo poi come verrà gestita una situazione del genere. La provincia l'ha gestita fino a oggi e naturalmente poi qualcuno la dovrà fare in modo più, direi, non professionale, ma almeno in modo privatistico, perché è giusto che sia così. Detto questo, avete visto che c'era l'assessore Falcone. L'assessore Falcone è arrivato in ritardo, dice lui, perché è andato a fare un controllo sulla famosa strada Siracusa-Gela, nel tratto che fa riferimento a Rosolini, Ispica e Modica. Vediamo cosa dice l'assessore Falcone, poi faremo un piccolo commento. Ho perso tempo perché sono stato sulla Siracusa Gela, andatela a vedere, io vi vorrei invitare a vedere lo sviluppo dell'autostrada. Sono stati già asfaltati i primi 4,5 km, quasi 5 km, sono state collocate le pile per poter e le campate, l'imbalcato. Oggi appunto l'autostrada assume una sua connotazione. Ad agosto consegneremo i primi 10 chilometri per arrivare sino a Ispica. Nel marzo 2022 consegneremo l'intera autostrada sino a Modica. Vi vorrei però dire che a marzo, probabilmente alla fine di marzo, consegniamo il primo svincolo di Rosolini. Ecco, ma noi non dovremo parlarne qua, ne dovremo parlare sui luoghi e voi dovreste andarla a vedere per dire come questo è uno dei più importanti lavori pubblici della Sicilia, che erano bloccati, sono stati rianimati e oggi stanno dando soddisfazione. E vi dico un'altra cosa ancora. Il mio ringraziamento va alle tante imprese locali, ragusane soprattutto, che hanno creduto a rischio anche delle proprie attività imprenditoriali. Hanno investito e oggi grazie a loro stiamo portando avanti una delle opere più importanti di Sicilia, che vale oltre 200 milioni di euro. Valeva all'inizio 300 milioni di euro. Ragusa-Catania è un'altra opera che il governo Musumeci vuole fare.
Vorrei ricordare che nel giugno del 2018 il presidente Musumeci confermò i 217 milioni per realizzare questa opera. Doveva essere realizzata con un progetto di finanza. Successivamente ci è stato detto che quel progetto di finanza non poteva essere realizzato. Lo Stato si era impegnato a realizzarla con denaro pubblico e con denaro statali. Successivamente è stato detto che i soldi lo Stato non li aveva e ci è stato chiesto di metterli noi. Dopo qualche perplessità, il presidente Musumeci ha messo sul tavolo altri 387 milioni di euro. Sembrava a dicembre che tutto era pronto e il CIPE potesse deliberare, anche là c'è stato uno stop. Bene, io vi devo dire la verità, io giorno martedì prossimo sarò a Roma dietro delega del presidente Musumeci perché chiederemo con de ragione. La regione siciliana ha immobilizzato 620 milioni per fare questa strada. Noi chiediamo allo Stato una risposta. Una risposta che deve essere, che non può che essere affermativa. Lo Stato ha messo appena 150 milioni, noi abbiamo messo sul tavolo 620 milioni, non manca più niente, realizziamo questa strada. Se l'ANAS non è nelle condizioni, noi abbiamo detto c'è il CAS, è pronto a poter farsi carico di questo onere e a realizzare questa necessaria e essenziale infrastruttura stradale. Ci sono due notizie. Una positiva, addirittura dice che per la fine dell'estate potremmo arrivare a percorrere il tratto da Rosolini a Ispica. Guardate che sarebbe una cosa straordinaria perché accorcerebbe il tragitto verso Siracusa di tantissimo, perché quello è il posto, la tratta più maledetta, per dire la verità. E poi si vorrebbe arrivare anche a Modica entro l'anno prossimo, è stato fatto il casello di Rosolini, quindi stanno lavorando e dice bene Falcone. Voglio ringraziare tutte quelle aziende ragusane, molte sono ragusane, che hanno creduto in questa storia, complimenti. Non è così invece sulla famosa 514, e qui la regione è stata molto chiara perché Falcone ha detto: noi vi abbiamo messo in 200 e passa milioni, poi ci hanno chiesto altri 340 milioni e gliel'abbiamo messo a disposizione. Da quel momento abbiamo perso tutto, non sappiamo più niente. Ora Falcone si è, come dice lui, mi sono rotto le scatole, me ne andrò a Roma per sapere cosa vogliono fare. Cosa decidono di fare su questa strada? Avevamo tutto fatto, era tutto organizzato, e grazie al Movimento 5 Stelle, che ora, se permettete, dovremmo dire si stava meglio quando si stava peggio, cioè forse se avessimo chiuso quella storia senza le vicende che fanno riferimento ad amici, a pagamenti di tangenti non mafiose, ma di ringraziamenti con acquisto di progetti e compagnia bella, forse oggi avremmo già firmato il contratto e magari venivano consegnati i lavori. Così non è stato e siamo sempre nel solito limbo della 514. Non so cosa vi devo dire, anche Falcone ha detto: ora ci stanno pigliando per i fondelli. Questa è la verità. Bene, detto questo, chiudiamo questa parte che riguarda Pozzallo. Del biogas ne parleremo domani perché c'è anche un'interrogazione urgente del comune di Modica del consigliere Castello, che dice una cosa gravissima, dice che il comune, il sindaco fa sparire le interrogazioni, cioè non fa discutere in consiglio quando si chiede che si facciano delle sedute del consiglio comunale. Ne parleremo domani perché abbiamo anche altre interviste. E andiamo ad un'altra inaugurazione, perché in verità oggi c'è stato tanto, un'altra inaugurazione che è quella della mostra dedicata a Ragusa Aurea, che è stata inaugurata oggi pomeriggio dal presidente della regione Nello Musumeci, che naturalmente era qui. E poi questa manifestazione è stata organizzata, e su questa cosa vorrei capire chi l'ha organizzata, che ho visto ringraziamenti per società, cioè allora chi l'ha organizzata una iniziativa del genere? Sarebbe anche interessante sapere quanto costa, perché sai, sono un po' di pannelli, vorrei sapere quanto costa, solo per capirlo,
non per altro. Allora, la mostra però è bella e secondo me dovrebbe essere, dopo che vai in giro, dovrebbe restare qui, perché questa è una mostra che sta a segnare date particolarmente importanti per questa città, quindi dovrebbe far parte dell'area museale, perché dovrebbe servire come storia per la città. Abbiamo intervistato Musumeci, ma lo manderemo domani perché abbiamo altre cose da dire. Invece abbiamo intervistato uno dei curatori, che è l'archeologo Scerra, Saverio Scerra, che ci spiega per filo e per segno come è stata pensata e cosa si farà, fino a quando durerà questa mostra. Vediamo. La mostra nasce perché c'è un'organizzazione generale, un po' di una rivalutazione dell'architettura funzionalista o razionalista nelle sue eccellenze siciliane. E chiaramente, al di là del fatto che è stata organizzata anche in altre province, cioè Enna, Agrigento, Catania, Ragusa, rappresenta un manuale di architettura funzionalista e razionalista. Perché Ragusa era dopo il 26, diventa il libro bianco dove poter realizzare queste sperimentazioni architettoniche, perché sono state delle sperimentazioni architettoniche ben riuscite. Ma quello che abbiamo potuto esperire nel corso dello studio che c'è è sotteso all'organizzazione della mostra, che non era una novità ovviamente, però abbiamo potuto guardare le carte anche in archivio, all'archivio di Stato e quant'altro, e scoprire che Ragusa sarebbe potuto essere molto di più rispetto a quella che è, e forse si è perduta un'occasione quando non si è realizzato in pieno per esempio il piano regolatore della Grassa, con una città che sarebbe stata splendida sotto ogni punto di vista, con piazze, un florileggio di piazze e di strade che arrivavano su queste piazze e che riconnettevano queste piazze ad altre piazze. Per esempio penso alla piazza dell'Ospedale, piazza attuale Piazza del Popolo, che attraverso un sistema di scale, di viali, di passaggi si andava a riconnettere con la piazza Egea. Oggi non la possiamo apprezzare, riusciamo a capire solo ed esclusivamente, non riusciamo anzi a capire il perché il viale Leonardo da Vinci, via Leonardo da Vinci va da una parte e la strada sotto l'ospedale civile si interrompe, ma c'era una logica, per non dimenticare anche, oltre alla Piazza Libertà, i monumenti pubblici, l'edilizia privata. Io sono personalmente innamorato e ho insistito perché entrassero nella mostra di queste architetture angolari, no? È una delle architetture più belle, ma che risponde ai criteri di architettura razionista, è il Palazzo dei Post Telegrafonici, che è un po' dimenticato, e non solo dal punto di vista importante, dal punto di vista dell'architettura, ma poi perché è adornato con delle sculture in pieno stile razionalista e funzionalista. Dobbiamo anche ricordare architetture religiose, perché Ernesto Bruno Lapadula costruisce, sul suo progetto nasce il convento delle suore carmelitane, ma soprattutto perché si realizza un doppione di un progetto suo, questo lo si può notare nella mostra, una chiesa di Pisticci, nella sua regione natia, che identica al convento delle Giuseppine, quindi dei progetti che si reiterano, delle immagini che si reiterano, perché Ragusa, ecco, diventa luogo di sperimentazione. Ripeto, non aver continuato verso in quella strada ha significato per Ragusa aver perduto una grande occasione. Sarebbe interessante discutere su quello che poteva essere e che non è stato. Questa è una cosa che dovremmo vedere. Io credo che oggi noi abbiamo, l'ho detto in altre interviste, no? Paradossalmente un centro commerciale a ridosso della città è diventata quella galleria urbana che la città non ha avuto, perché in questo
grande piano, era prevista questa galleria urbana che univa Piazza Umberto I con la via Mario Rapisardi. Piazza San Giovanni con la prefettura. Benissimo, Piazza San Giovanni con la prefettura. Non solo un link, un raccordo tra la piazza principale e il Palazzo del Governo, ma soprattutto quel luogo di incontro e di scambio che sarebbe potuto diventare non solo luogo di incontro fra persone, ma luogo di incontro culturale al centro di quella città, un centro che oggi vediamo essere depauperato. Fino a quando è possibile vedere la mostra? Fino al 25 febbraio. Dopodiché andrà a convergere nella grande mostra di Palermo, ma speriamo di poterla far tornare a Ragusa e darle un senso definitivo, perché anche le future generazioni possano conoscere una parte di Ragusa. Giorgio Battaglia, il soprintendente, ha detto che questo momento, credo ha detto una cosa importantissima, la prima rinascita di Ragusa è dopo il terremoto del 1693, questa rappresenta la seconda rinascita di Ragusa, purtroppo il bambino non è cresciuto poi così tanto. Questa intervista fa il paio con l'apertura, diciamo, quando io ho detto non siamo stati bravi a fare quello che potevamo fare, anche se anche oggi c'era un signore lì alla mostra, e voi siete molto meglio, e lo stesso Musumeci ha detto le strade vostre sono meglio che buona parte della Sicilia. Pensate se avessimo avuto della gente in gamba dove saremmo arrivati, altro che isola nell'isola. C'è anche un'intervista con il dottor Arturo Scrinà per parlare di Fiat, il direttore e il presidente della Banca Agricola. Non abbiamo parlato di Banca Agricola, però purtroppo oggi il tempo proprio è già andato ben oltre dell'ora del nostro telegiornale e dobbiamo correre. Ne parleremo nei prossimi giorni, perché è simpatica questa Fiat 500 degli anni del 22-23 targata 1128. Chiudiamo quindi questa mostra che io vi invito ad andare a vedere, poi chi l'ha organizzata lo discuteremo, e invece vi lascio con due appuntamenti. Uno si è svolto alle Masserie ed è un appuntamento con uno dei nostri clienti, che è la CRAI, con il gruppo Radenza, che ha concluso quell'iniziativa che faceva riferimento a Capitan Green, quindi una cosa che aveva coinvolto i ragazzi, ecco, disegna il tuo Power Green, sono state scelte delle scuole con dei premi che ora vedrete come sono stati distribuiti con il servizio della nostra Teresa Guarnuccio. Subito dopo andremo a parlare di una cosa che uno non si aspetta, e sono i contratti di fiume. Cosa sono i contratti di fiume? Ce lo faremo spiegare dal nostro ospite in studio, perché noi abbiamo queste realtà che sono i fiumi, i laghi, e però non sappiamo bene come devono essere gestiti dal punto di vista amministrativo. Quindi con l'architetto ingegnere Miglio, ora Muglio, beh, il nome esattamente lo dirà Gianni nella sua intervista. Vi lascio con Capitan Green e poi Gianni Papa. Grazie amici per la cortese attenzione, noi ci vediamo con le prossime edizioni. Ciao a tutti. Questa è Tele Iblea. Edillegno, azienda ragusana di esperienza trentennale con personale altamente qualificato e macchinari all'avanguardia. Specializzata nella costruzione di case in legno, fisse e mobili, tetti, pergole, gazebo, scale e pavimenti. Edillegno Ragusa. Per palchi diversi e la stagione teatrale del Comune di Ragusa, al Teatro Marcello Perracchio, sabato 15 febbraio alle ore 21, domenica 16 febbraio alle ore 18, la novità assoluta della compagnia Godò, il Teatrino delle Meraviglie, una farsa comica divertente di Miguel de Cervantes, con l'esuberante regia di Vittorio Bonaccorso. Al suo interno un omaggio a Gianni Rodari con un'operina tutta cantata.
Musica, colori, ritmo, divertimenti, uno spettacolo originale adatto a tutte le età. Non perdetelo, 18 attori scatenati sulla scena. Prenotate il vostro posto da Bed Amatri in via Coffa a Ragusa. Vi aspettiamo. Costituita nel 1969 per la salvaguardia degli interessi professionali degli imprenditori edili, l'ANCE di Ragusa è da sempre impegnata nello sviluppo dell'industria edile e nella qualificazione tecnico-professionale delle imprese del settore. L'ANCE fornisce ai soci specifici servizi per superare le difficoltà che quotidianamente le imprese edili sono costrette ad affrontare. Entrando a far parte della grande famiglia degli imprenditori edili e dei costruttori, potrai contare su 50 anni di esperienza. Contatta gli uffici dell'ANCE di Ragusa, invia una mail a info@ance.rg.it. Giuseppe Spadaro, direttore della CRAI Gruppo Radenza, oggi siamo qui alle Masserie perché si è concluso un progetto che ha visto l'ambiente in primo piano, ma soprattutto i protagonisti sono stati i ragazzi. Amiamo l'ambiente grazie al messaggio di Capitan Green. Esatto. Oggi si conclude la seconda tappa, la tappa più importante di questa iniziativa che abbiamo voluto realizzare assieme alla città di Ragusa e soprattutto ai ragazzi delle scuole che hanno partecipato massivamente ed è stato un grandissimo successo. Hanno partecipato con centinaia di disegni che ci hanno colpito. È stato molto bello vedere come il tema dell'ambiente è sentito soprattutto dalle nuove generazioni. E questo ci pone sensibilmente in una grandissima responsabilità, a noi sia come adulti, come imprese, come famiglie, proprio per consegnare a queste generazioni una terra migliore, un futuro sicuramente più roseo rispetto a quello che stiamo vedendo in questi giorni. Abbiamo voluto concludere questa tappa con una premiazione ed è stato veramente difficile selezionare le bellissime opere d'arte, perché ci piace definirle così in questo modo. Sono dei veri e propri artisti che non solo utilizzando delle tecniche straordinarie, ma anche hanno voluto incorporare un messaggio molto forte che ci pone a tutti dinanzi a grande responsabilità. Abbiamo proprio detto che il primo classificato parteciperà attivamente alla campagna istituzionale che vedrà comunicato questo grande messaggio in tutta la città di Ragusa, attraverso cartellonistica, attraverso una serie di dispositivi di comunicazione che saranno utilizzati, quindi da comunicati web ai social e soprattutto a stampe di grande formato che ricorderanno a tutti, insomma, l'impegno sociale nella cura dell'ambiente, nel rispetto della natura. Istituto Comprensivo Quasimodo, siamo insieme al dirigente scolastico Leonardo Licata e le ragazze che ex aequo hanno vinto in questo progetto, in questa manifestazione CRAI Extra Gruppo Radenza Capitan Green. L'ambiente in primo piano, perché dobbiamo amarlo, di mondo, di pianeta, ne abbiamo uno soltanto e glielo dobbiamo lasciare, insomma, in una maniera decente. Grandissima, bella giornata, tra l'altro ci vede vincitori di questo contest comunale. L'occasione ci ha dato la possibilità di far vedere quanto bravi sono i nostri ragazzi e quanto bravi, io dico, permettetemi, sono i nostri docenti, perché dietro la realizzazione delle opere sicuramente c'è l'individualità, le loro personalità, la loro freschezza, ma c'è anche forse qualcosina che la scuola ha dato, soprattutto mi riferisco all'aspetto tecnico, alla capacità di utilizzare anche i diversi materiali, le diverse tecniche, gli diversi strumenti per realizzarli, quindi sono doppiamente felice perché hanno vinto loro, ma ha vinto la scuola, in questo caso il Dipartimento dell'Arte della nostra scuola. Per quanto riguarda la tematica è inutile dire che è così importante, ne stiamo vedendo anche diciamo purtroppo gli esiti che sembrano positivi, stiamo vedendo una sorta di primavera anticipata o di autunno
posticipato, quindi sono sotto gli occhi di tutti e mi fa piacere che sia il privato sia la parte pubblica con il comune si hanno dato modo attraverso vera solidarietà di poter essere ancora più sinergici e per essere più efficaci nel portare avanti questo tipo di discorso, questo tipo di attenzione alle tematiche. È una rete a maglie larghe che praticamente lavora insieme agli enti locali, la scuola, la pubblica istruzione e poi anche le famiglie, perché poi di rimando si lavora, i ragazzi riporteranno questo messaggio alle famiglie e quindi insomma si allarga a macchia d'olio e questo che ci fa piacere, contiamo su questo dirigente. Sì, devo dire che questa è una, solo una delle occasioni in cui almeno noi come scuola ci siamo impegnati, ci stiamo impegnando in progetti e attività che coinvolgono quanto più associazioni, enti, comitati di famiglie sia qua a Ragusa sia a Marina di Ragusa. Devo dire che nonostante insomma, un po' delle classiche difficoltà legate alle risorse, legate a alcune cose che magari in determinati frangenti non vanno, non posso non sottolineare come ci sia tanto fermento, tanta voglia di fare da parte di coloro che vedono nella scuola ancora forse l'unico luogo in cui rinascere e soprattutto ripensare un nuovo modo di cittadinanza attiva, responsabile e che non può non essere attenta verso questi temi, ma penso anche ai temi quali la solidarietà, ai temi che hanno a che fare con l'interculturalità e via dicendo. Quindi... Ma poi oggi è proprio la giornata contro il bullismo e il cyberbullismo, si ricorda proprio questo, che è un progetto che insomma non ci vorrebbe un'ora, due ore, un giorno per poterne parlare, per quello che dobbiamo trasmettere ai ragazzi, i valori dell'amicizia, della solidarietà, del rispetto dell'altro. Sì, devo dire che anche questo è una delle altre, io le chiamo dorsali pedagogiche su cui in un'istituzione scolastica non può non confrontarsi. Devo dire che va bene sì l'evento, quindi la giornata che lo ricordi, però a me piace ricordarlo quotidianamente o attraverso delle attività che poi possano avere degli effetti durante le settimane, quindi ci sforziamo di essere molto attenti verso queste tematiche. Sicuramente presenti sia purtroppo alcune volte con l'aspetto che non può non esserci, repressivo, ma soprattutto con l'aspetto che ha a che fare con la prevenzione, in modo che possano, i ragazzi possano avere una crescita quanto più armonica, armoniosa e rispettosa dell'altro. Sentiamo solo un attimo i nomi delle ragazze e diciamo il messaggio forte che avete ricevuto di amare ancora di più l'ambiente e di rispettarlo. Allora, Caterina. Caterina Ottaviano, mi chiamo. Sì. Il mio disegno volevo rappresentare quello che secondo me dovrebbe essere non solo la città ma il mondo in generale. Uh-huh. Quindi ho rappresentato questa ragazza che vabbè, si può interpretare un po' come si vuole, quindi si può interpretare come o la natura in se stessa oppure una ragazza che, da cui prendere esempio, diciamo. Bellissimo. Poi? Io mi chiamo Adeline Foggia. Sì. E il mio disegno voleva rappresentare appunto che nel mondo ci sono le persone che non ci vanno molto caso dall'ambiente, mentre altre che lo aiutano, ce lo puliscono. E quindi insomma il tuo disegno è stato ex aequo insieme a quello di Caterina ed è stato proprio improntato su questo messaggio di raccogliere, di differenziare nel modo giusto, di utilizzare i rifiuti, insomma, per un mondo ecologicamente, rinascere ecologicamente. Di vedere persone che magari buttano qualcosa e poi raccoglierlo, cioè magari altri raccoglierlo. Assessore allo spettacolo, al turismo, Francesco Barone, Ciccio Barone, questa manifestazione è arrivata proprio all'ultimo, cioè diciamo, si chiude una stagione che ha visto un progetto sull'ambiente. Capitan Green, CRAI, le masserie, insomma l'ente comunale che hanno sensibilizzato tutti i ragazzi, tutti i giovani ad amare ancora di più l'ambiente.
Guarda, questo è un progetto che nasce circa 6 mesi fa assieme al collega Gianni Agono, che si occupa di scuola, di pubblica istruzione, di verde pubblico, assieme alla CRAI. Noi l'abbiamo subito sposato con l'amministrazione Cassì, condiviso, perché quando si parte dalle scuole per quanto riguarda l'educazione al verde, il rispetto e quanto sia importante per il nostro pianeta, per la nostra città, che il verde venga rispettato, è un'idea unica. Questa idea di fare Capitan Green, di creare degli slogan da parte dei bambini su quello che oggi è il mantenimento del verde, sulla cura dell'ambiente, per noi è fondamentale. Anche questa bellissima idea di lanciare le granate, che non sono esplosioni, che non portano danno morti, ma invece espandono al territorio tanti semi di fiori, piante, diventa una cosa molto bella e importante. Per cui grazie alla CRAI che sta facendo questa importante iniziativa. Ne siamo contenti e felici, speriamo che un progetto che possa continuare con la CRA in sinergia anche l'anno prossimo, perché il legame tra pubblico, privato e scuole oggi è una, diciamo, è un format fondamentale e importante. Funziona per la crescita del territorio. Ma i ragazzi come hanno risposto? Benissimo. Lei ha il polso della situazione, assessore. Guarda, sono bravi ragazzi, e poi sono coloro che a casa tirano le orecchie ai genitori se non rispettano le regole, per cui bisogna partire seriamente da loro e dire ai genitori di ascoltare meglio ogni tanto i bambini. Quando si dice non buttare nell'aiuola la cicca, di non calpestare l'aiuola, insomma, i bambini su questi sono veramente operativi e devo dire che è veramente un piacere ed è bellissimo sentirli. Il centro commerciale Le Masserie, siamo insieme al suo direttore, l'ingegner Vito Frisina, sempre sensibile a tantissime tematiche, come in questo caso quella dell'ambiente. Finisce il progetto Capitan Green, tanti premi, un momento veramente bello di festa con i ragazzi, ma soprattutto il messaggio di amare ancora di più e di rispettare il nostro mondo. Sì, si conclude oggi l'iniziativa portata avanti da CRAI, il nostro partner del gruppo Radenza, con una partecipazione straordinaria di alunni delle scuole elementari e medie. Abbiamo raccolto quasi 3.000 elaborati grafici che sono stati selezionati, e devo dire che i primi tre premiati sono veramente dei lavori straordinari fatti da i ragazzi delle scuole elementari e delle scuole medie. Siamo molto soddisfatti dell'iniziativa, abbiamo dedicato il 2020 ai temi dell'ambiente con l'adesione alla campagna Plastic Free lanciata dal Comune. Abbiamo proseguito con questa iniziativa Capitan Green, regalando a tutti i ragazzi delle bombe ecologiche che hanno lanciato in giro per la città e che a breve, a primavera, daranno i primi risultati. Proseguiremo nei prossimi mesi con delle altre iniziative a favore dell'ambiente che speriamo i nostri concittadini, i nostri clienti possano apprezzare. Quindi grazie al gruppo CRAI, grazie a tutte le scuole che hanno voluto aderire alle iniziative del centro commerciale Le Masserie. Questa sera un ospite che ho conosciuto qualche minuto fa, ho scoperto che praticamente lui è nato nella stessa provincia nella quale sono nato io, che non è questa, ed è il dottore Sebastiano Mugghi, il quale mi parla di un argomento del quale, vi confesso, sono non solo molto ignorante nel senso letterale di quello che non sa, ma anche molto curioso, ovvero sia i, virgolette, contratti di fiumi. Esatto. Allora, dottore Mugghi, che accidenti sono questi contratti di fiumi? Vede, lo dico con parole, prova a dirlo con parole semplici. No, l'unico modo in cui può dirlo, guardi. Sono degli strumenti di partecipazione dei cittadini a quello che è il bene comune. Che sarebbe l'acqua. È il più importante. Senza dubbio. Perché l'acqua è vita e acqua è morte. L'acqua è l'argomento delle guerre, no? L'acqua, esatto. L'acqua è vita perché noi abbiamo il 75% del corpo che è formato da acqua, e morte laddove le alluvioni, certo, creano distruzione e creano morte. Quindi è un modo, quindi, qualche cosa che consente ai cittadini di entrare nel decidere su cosa fare di questa risorsa primaria. Assolutamente, dico questo, giusto? L'ha spiegato giusto, perché in ogni forma di pianificazione di un territorio, e quindi in un processo di trasformazione di un territorio, ha indubbio
la partecipazione del cittadino, perché no, vabbè, il beneficio, dovrebbe avere il dubbio. Questa l'Europa la ha assodato, quindi io parto da questo concetto che è interno ai processi di pianificazione. Perfetto. Che il cittadino deve intervenire sotto forma di privato, di associazione, di stakeholder, di portatore di interesse. Sotto qualunque forma. Siamo. Quindi questo processo, che non è un processo innovativo, perché negli anni 70 già in Francia i contadini lo portavano avanti per la qualità dell'acqua, certo. Poi in Belgio, in Inghilterra, arriva in Italia. La Sicilia partecipa al 10° tavolo nazionale dei contratti di fiume, quindi c'è un ritardo decennale su questo processo di pianificazione. Di che cosa? Di quello che è tutto quello che è inerente all'interno del bacino idrografico. Perfetto. Perché i contratti di fiume non hanno una delimitazione che è quella data dai confini comunali, ma il bacino idrografico è la vera essenza del fiume. E il fiume di per sé, di per sé di per, non è limitabile. Esatto. Mi perdono. Prego. Detto questo, abbiamo capito che cosa sono. È detto che i cittadini hanno un diritto dovere, il diritto sacrosanto di partecipare alle formazioni, al come deve essere, ma anche il dovere proprio di far parte di tutti i gruppi che contribuiscono a questo. Che non possiamo dire non mi interessa, no, col cavolo non ti interessa, è una cosa vitale. Perché di fiume? Di fiume no, vuol dire anche di lago, di fiume, per esempio, di lago, di costa, così. Sì, la dicitura. Di fiume è un modo. Sì. Questa modalità di processo di pianificazione strategica, dico perché? Perché un territorio ha bisogno e si dota di una strategia per accedere a risorse che vengono da fonti diverse, che siano statali, ma che siano quelli, come sappiamo, date dalla Comunità Europea. Certo. E lì ti dice la Comunità, organizzati il territorio, certo. Dai un senso, una strategia, dai una pianificazione, che la Comunità ti aiuta, dai una pianificazione, certo. Non mi venire con progettazioni che siano verticali e che non hanno una visione, perfetto, d'insieme. Perfetto. Bene, il contratto di fiume ha questa funzione, quindi ha una visione d'insieme del territorio. Proprio istituzionalmente in nuce il contratto di fiume deve per forza essere allargato a una serie di entità territoriali che vanno al di là del comune e probabilmente anche assolutamente della regione. Perché noi diciamo in Sicilia della regione perché siamo limitati in quanto isola. Certamente. Ma se fossimo l'Umbria dovremmo certamente addirittura anche altri. Porto esperienze dai tavoli nazionali dei contratti di fiume dove regioni in Italia tipo l'Abruzzo e il Molise, sì, hanno in seno istituito anche assessori ai contratti di fiume, quindi come dire, l'attenzione a quelle che sono le politiche dell'acqua è centrale, e l'attenzione a quello che è tutta la manutenzione del territorio, data dai, che cosa? Sappiamo benissimo che vuoi o non vuoi, se io non intervengo a monte, a mare mi ritrovo tutto quello. Con il Calabria c'è un mare. Ma un caso del genere è stato anche a Ragusa, si è verificato, certo, ma si verifica ovunque con queste condizioni climatiche. In Italia in particolare, ma è dovunque. Assolutamente. Quindi, perfetto, questa missione, la chiamo missione dei cittadini, missione di un comportamento sano verso la propria terra, data in prestito dai nostri. Perfetto. E che noi dovremo ridare a nostra volta ai nostri successori. Ragusa ha fatto un passo molto importante, dica, ecco, sul contratto di fiume, sì, ha dato un grosso contributo nella redazione del documento di intenti, un architetto di Ragusa, sì, l'architetto Maria Grazia D'Amano, si è messa a disposizione in maniera, diciamo, volontaria, puntuale, e ha rappresentato anche questo documento di intenti, contratto di fiume fra due comuni, quindi Ragusa e Giarratana, al tavolo nazionale dei contratti di fiume a Roma. Nel caso particolare, sì, perché all'interno del bacino sono, perfetto, i comuni che fanno, perfetto, parte del bacino. Quindi Ragusa ha un primo passo, e l'architetto D'Amano è stato anche in grado di collegarla a quella che è la pianificazione del territorio, quindi l'ha legata all'agenda urbana, che è un processo molto importante delle politiche territoriali. Dottore Muglia, mi levi una curiosità, prego, ma il resto della Sicilia come è combinato? Il resto della Sicilia è combinato in questa maniera. Ci sono un 20, allora, ci sono stati una formazione di quasi 22 aggregazioni territoriali con un numero di quasi 148 comuni. Beh, quindi la Sicilia in passato, adesso però
Che succede? Che seguendo quelle che è la matrice dei contratti di fiume, ovvero i requisiti qualitativi di base, a un certo punto ti dice che i contratti di fiume devono avere una coerenza con che cosa? Con quelle che sono le forme di pianificazione del territorio. Quindi, siccome è un documento, un processo flessibile, aperto, quindi sempre aggiornato, viene da sé che cambia anche la forma del documento di intenti, perché laddove le politiche territoriali hanno un suo sviluppo, certo, non è che si sostituisce, anche, anzi lo implementa laddove ci sono che cosa, laddove quel processo deve seguire quelli che sono gli obiettivi delle politiche delle acque. Quindi è potenzialmente sempre in divenire. È sempre in divenire. E non si ferma con un, la cosa importante è questa, che non si ferma con un ciclo di programmazione comunitaria, assolutamente. Perfetto. Questo, va sempre avanti. Questo, se da un lato, comunque questo consente di poter, se uno ha voglia, capacità e soprattutto se si rende conto che non c'è un'alternativa, non solo economica e politica, ma proprio di vita. Se noi non sistemiamo il discorso acqua, il problema non... Assolutamente. Quando fanno le riunioni a livello mondiale, vedi l'accordo sull'ambiente a Parigi, certo, bene, non è fuor dubbio che dei processi che intercettano questo tipo di importanza hanno a che vedere con l'ambiente. Se i contratti fiume sono, delle, sono stati istituiti e sono stati regolamentati con legge, abbiamo la 221 del 28 dicembre del 2015, con l'articolo 68 bis al collegato ambientale 152 del 2006, okay, come strumenti di pianificazione, di tutela delle acque, di valorizzazione dei corsi fluviali, e in generale di politiche di sviluppo sociale, perché è fuor dubbio che l'indirizzo è verso la green economy. No, no, ma non c'è anche e quindi qui, non si è che sposa in maniera precisa. Mi perdono, dottore, oltre ai contratti, a tutto questo fare virtuoso, a questa capacità di obbligo di essere in rete, in buon senso molto largo, in rete nel senso non web, proprio nel senso di lavorare insieme per uno scopo che deve essere per forza comune. Io vorrei sapere se il discorso, questo discorso dell'acqua comporta anche, dica brevemente, delle, come possiamo dire, penalità per chi se ne tira fuori. Guardi, la penalità secondo me è soltanto... Al di là di quella effettiva che si è tagliato fuori, io dico questo, e si trovi male poi. Io dico questo, la penalità è soltanto a livello di coscienza umana. Vabbè, però se io ti do fastidio col mio non facile... E beh, lì subentra un'attenzione particolare anche da parte non solo dei cittadini, ma da parte dell'amministrazione comunale, degli enti, dovrebbe essere in questa maniera, perché all'interno del processo dei contratti di fiume non c'è soltanto l'ente comune, c'è l'autorità di bacino, c'è il genio civile che si occupa delle acque, c'è tutta una serie di posizioni regionali che hanno una loro funzione. Allora, bene, questa funzione la tiriamo fuori al servizio. Esatto, dico perfetto, questo io. Perfetto. Nella normalità. Infatti, lo stesso non presidente. Per essere coercitivo. No, perfetto. Lo stesso... È anche un interesse, innanzitutto. Ma infatti, la convergenza su questo processo la si trova ovunque. Lo stesso presidente Musumeci, nell'attuare l'autorità di bacino, si chiama in seno i contratti di fiume. Perfetto. E nei documenti, ad esempio il piano di gestione delle alluvioni, che è stato approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri nel 2017, il soggetto attuatore sono proprio i contratti di fiume. Perfetto. Quindi c'è questo strumento e mi dica, che deve essere lei, utilizzato. Al di là del numero dei comuni che partecipano, della capacità o meno di integrarsi, lei come vede, cioè, la sua esperienza, che in questo campo è fortissima e oltretutto estremamente qualificata, lei ha visto nel tempo crescere anche una sensibilità, oltre che, lasciamo perdere il fatto di obbligo o politico, proprio la sensibilità del signor Rossi verso questo problema? Guardi, io le dico questo, un esempio... Che credo che sia, se non arriviamo a quello non possiamo fare io niente. Le dico un esempio, siccome sono dei processi abbastanza fluidi, come dicevamo, porto l'esempio di Acireale, dove si è creato attraverso il GAL la richiesta di procedere con questo processo del contratto di fiume proprio per il GAL, gruppo azione locale, di 5 comuni hanno chiesto la possibilità di redigere questo documento di intenti e ho notato
che l'amministrazione comunale, al di là dei sindaci, ma anche in riunioni che abbiamo fatto, i cittadini stessi hanno avuto questa volontà, non solo di capirlo, ma di provare a mettersi in gioco, perché è, come dire, un processo che va diffuso nelle scuole. I bambini, bisogna partire, cioè la gente da deve sapere, che, sapere esiste, che esiste questa forma di... Che è una forma che non è che avulsa da tutto, ma è proprio connaturata con tutti noi. Ma perché è un punto base. Se esistesse un modo di poter decidere come fruire del bene sole, riguarderebbe tutto. L'acqua, l'acqua, cioè. L'acqua è vita, come dicevamo prima. Benissimo, mi dica, andiamo verso la parte finale, sì. Estremamente interessante. Una curiosità questa qui personale. Prego. Avevamo accennato che chiaramente abbiamo in Italia avuto un esempio molto valido, che è la magistratura delle acque, tutta nella zona, credo, zona Po, eccetera, eccetera. Difatti lamentano che ormai non ci sia più la funzione del magistrato delle acque perché ha creato una serie di problemi. Però volevo sapere, può darsi che sia una domanda stupida, ma l'elemento acqua salata, ovvero sia mare, soprattutto in un'isola, che... come entra in questo discorso? Allora, entra perché nel momento in cui io devo preservare quella che è la fauna marina, è fuor dubbio che devo manutenzionare a monte il territorio. Per stabilire quello che va a finire poi nell'acqua salata. Perché laddove ci sono riserve di marine protette, le porto un esempio in Puglia, dove i pescatori, in questo processo dei contratti di fiume, nella realizzazione della riserva di area marina protetta, hanno visto non un elemento negativo perché non potevano andare a pescare, bensì un elemento di vantaggio. Di vantaggio, perché loro andavano due volte a settimana a pescare e pescavano tre volte come se fossero andati ogni giorno. Il mare era più pulito, più tutelato. Più tutelato, e diventavano guardiani del proprio interesse. E lì la cosa bella. Basterebbe arrivare a capirlo. Bene. Una delle ultime cose, ma certo, io continuo a essere uno di quelli che sognerebbe di prendere una casa a battello e di fare, sono incapace andare anche a remi, però su un fiume d'Europa a due l'ora a girare, perché penso sia una cosa meravigliosa. Esiste vagamente, secondo lei, mi riferisco all'addetto ai lavori, la possibilità che sia pure in forma estremamente ridotta, in qualche punto della Sicilia si possa arrivare a un minimo di turismo fluviale, cioè nel senso, tiene presente come c'è in certe zone della Francia? Guarda, rispondendo non vorrei far pubblicità, però vedo che ad esempio vicino dove sto io, dei ragazzi si sono attrezzati perché ci sono delle gole di Tiberio, dove appunto passa il fiume in queste gole. Io ci sono stato e ho visto come effettivamente è possibile fare una diversificazione del turismo, che non è soltanto quella della recettività, mi spiego, ma è anche quella della bellezza naturale, al di là delle zone di interesse particolare, di interesse naturalistico. Però io credo che, ho detto sempre, la Sicilia non va considerata una, ma le mille Sicilie. Certo, sono d'accordo. Quindi gli aspetti ambientali sono centrali a quello che è il turismo. Curare e dare una manutenzione al territorio diventa una prerogativa necessaria affinché possa amplificarsi il turismo, che, ripeto, non è soltanto ricezione, ricezione e ristorazione. Sarebbe anche bello se uno potesse... in qualche modo, almeno in certi tratti, utilizzare il fiume anche come via d'acqua, come fanno nei punti fondamentali. Allora lei mi invita a nozze. Io sono studioso di treni. Perché Alesa ha un sito archeologico, Alesa, 405 avanti Cristo, che era navigabile. No, ma certo. Quindi ma come la maggior parte... Ma non è il caso che 9 su 10 delle grandi città del mondo siano nate accanto al fiume. Non esatto. È. Quindi, e che poi ci sia tutto il sistema del nord Europa di un'importanza vitale. Il polo non si sono resi conto. Ora stanno ricominciando a capire che potrebbe essere una super autostrada se fosse utilizzata. Di una cosa si è certi, la Sicilia, a mio avviso soggettiva, andiamo a chiudere, ha una risorsa, una produzione, può produrre turismo attraverso l'ambiente, certo. Non ha le fabbriche
importanti come sono in Emilia Romagna, come sono nel Milanese, le acciaierie, le fonderie, non ce le ha. Noi abbiamo questa fortuna, tra virgolette, ci siamo. Bene, credo che processi del genere uniti alla consapevolezza politica possono dare, come dire, un ottimo risultato. Sempre, ripeto, e qua vado a chiudere, non ho preso il tempo, saremo andati, mi auguro, abbastanza anche avanti, sempre nella consapevolezza che, signori, no, il pianeta è sempre uno, la terra dove viviamo è sempre quella, quindi o cerchiamo di mettere, una volta c'era il tip tap quando bucavi le gomme della bicicletta, o cerchi di mettere le toppe dove devi metterle, se no i buchi non solo si allargheranno, ma sono anche destinati ad aumentare, e ce ne accorgiamo quando poi vede le Doiano, vede in altre zone, ogni tanto il più insignificante dei torrentelli asciutto ti fa ricordare che la natura comanda sempre lei. Non e c'è non dubbio. Noi. Ringrazio il dottor Buglia, mi auguro di averlo per qualche altra volta perché è un argomento estremamente interessante. Ricordo, abbiamo parlato dei contratti di fiume. Io adesso, molto onestamente, ne so qualcosa di più, grazie a lui, penso che anche voi. Grazie e buonasera a voi. Grazie. Grazie. Questa è Teleiblea. Ciao a tutti, siamo in Ducati all'interno del museo, ma in una zona a cui praticamente nessuno ha accesso. Siamo dentro alla closed room dove Ducati ha mostrato ai primi, li chiamiamo clienti premium, clienti più affezionati, bellissima la definizione, un'anteprima di quella super leggera V4 di cui qualche cosa già sapete, ma finalmente qui la vediamo svestita, sappiamo tutto e ci hanno raccontato ogni minimo dettaglio. Io sono qui, mi sento molto fortunato perché a parte i clienti questa cosa qua non l'ha ancora vissuta praticamente nessuno. Con Cristian Gaspardi ti chiedo di dirmi la tua qualifica perché non me la ricordo già più. Head of Vehicle Project Management, mi occupo del project management dei progetti per la parte veicolo che riguardano le sportive, Ducati e altre moto della gamma e in particolar modo in questo caso della superleggera V4. Perfetto. Non lo sapevo nemmeno io prima di arrivare questa mattina, quando si parla di veicoli in Ducati si fa riferimento a sostanzialmente rolling chassis più qualche cos'altro, tutto tranne il motore. Esattamente. Allora, intanto complimenti perché è veramente un capolavoro, come era del resto anche la Superleggera 1299 ed eri ancora tu il responsabile, sì. Se ricordo bene. Anche dell'1199, cominciamo a diventare anche, sì. Questa, comincio con una domanda ma da appassionato. Allora, tra la 1299 e questa, c'è naturalmente la differenza abissale del propulsore Desmo 16 stradale, però in realtà uno potrebbe avere l'impressione che le soluzioni siano un pochino le stesse, nel senso avete fatto il salto fra l'1199 e 1299 con la ciclistica completamente in carbonio e poi troviamo un pochino le stesse soluzioni. Immagino che non sia stato così facile. Perché no, perché, le soluzioni, perché il layout di partenza era sostanzialmente diverso, quindi soprattutto guardando il telaio ha un'architettura totalmente rivista rispetto alla precedente generazione di Panigale bicilindrico.